Hello everyone and welcome back to my channel. Buongiorno a tutti. Fa troppo strano a filmare con le luci. Ho cercato un pochettino di truccarmi, però ho fondamentalmente messo solamente una base, aggiustato le sopracciglia, messo un mascara e abbellito tutto con le mie lentine colorate. Sono qui per parlarvi dei preferiti makeup del 2018. Ovviamente questo video è sempre in collaborazione con la Mimmi, che io saluto. Ciao Mimmi, finalmente sono riuscita a registrare questo video. E sono in situazioni disastrate perché sono praticamente in sessione esami. Ho sotto il pigiama, vi dico solo questo, mi sono cambiata solo sopra. Ma detto ciò, allora andiamo a parlare di makeup. Sono veramente contenta di riprendere appunto questo argomento all'interno del canale perché è una delle mie passioni. Insomma, mi è veramente dispiaciuto l'anno scorso lasciarlo comunque sia tanto in disparte. Vorrei fare molti più Get Ready With Me, molti più video riguardanti makeup, magari molti più first impression. Comunque sia, se non ve l'ho già detto prima, vi lascio il link appunto del suo canale nell'info box. Lo sapete che noi lo diciamo fondamentalmente per burocrazia. Niente, insomma, io la saluto tanto la Mimmi, spero di poterla vedere presto. Ma poi parto a parlarvi un po' dei prodotti. Ho dovuto scegliere perché veramente io l'anno scorso comunque ho avuto la possibilità di provarne tantissimi e ho dovuto fare una cernita perché sennò questo video sarebbe venuto infinito. Parto come se mi dovessi preparare a truccarmi. Fondotinta, allora ne ho uno che è low cost, comunque sia un prezzo abbastanza abbordabile, che è appunto questo qui di NYX, e il mio è il numero 12.5. di solito questo qui lo utilizzo in questo periodo qui, ad esempio questo è quello che ho su adesso, quindi è leggermente più caro del mio incarnato di solito rispetto all'estate. Insomma, lo sapete che purtroppo chi è mulatto deve avere più fondotinta per cercare di un attimino apparare nelle varie stagioni. Questo qui è appunto il Total Control Drop Foundation. Di solito lo applico con questo qui, il pennellino sempre di NYX Professional Makeup. Mi sono sempre trovata bene, addirittura tante volte mi trovavo a metterlo con le dita. Insomma, nulla da dire, uno dei migliori in assoluto che io abbia mai provato. Contate che questo fondotinta me l'aveva fatto provare la prima volta Loretta, nel momento in cui avevo appunto partecipato a un suo video, il video quello dei rossetti rossi se non mi sbaglio, e lei mi aveva truccato con tutti i prodotti di NYX e io avevo amato questo prodotto, infatti avevo detto ok, lo devo prendere assolutamente. Altro fondotinta must have, e questo costa un po' perché raga costa, è questo di Fenty Beauty, è il Pro Filter numero 360. La mia colorazione è questa qui ed è perfetta, voi di solito la agitate. Questa è la pipettina bella sporca, come potete vedere. E niente, io con questo qui mi ci trovo veramente tanto bene. Anche questo di recente l'ho applicato semplicemente con le mani. Sì, è vero, è bello applicare le cose con i pennelli, i prodotti, le spugnettine, eccetera. Però tante volte, anche con le mani, insomma, tante volte si sottovalutano le mani, ma le mani noi le abbiamo per poterci truccare, non è che per forza dobbiamo sempre utilizzare 1450 pennelli. Sporadicamente, lo sapete che metto anch'io il primer, di solito quando magari si tenta ad uscire la sera, e ho usato tantissimo, quest'anno l'avevo portato anche in vacanza, questo qui, il The Pore Professional Pro Balm Minimize Appearance of Pores di Benefit. Questo qui ovviamente nemmeno questo è low cost, però per quanto riguarda i primer, quelli che mi piacciono in assoluto sono quelli o di Benefit o di Clinique. Quindi questi qui sono i due brand che io prediligo. Ovviamente ho voluto farvi vedere questo, non mi ricordavo se l'anno scorso avevo già fatto vedere quello di Clinique, però ho utilizzato maggiormente questo. La CPA soprattutto in quest'ultimo periodo non l'ho veramente tanto usata, non so perché, forse per mancanza di tempo. Io mettevo il fondotinta e via, e sbattevo le balle, o tante volte neanche il fondotinta. Però quelle poche volte, soprattutto quando sono fuori, soprattutto se magari sono via in viaggio eccetera, questo è uno dei migliori in assoluto, perché appunto hanno la spugnettina qua sotto ed è super pratico. Questo qui è sempre il The Professional di Benefit, si apre da qua, voi lo versate qui dentro, e è uno dei migliori, cioè soprattutto perché è veramente pratico e mi ci sono sempre trovata bene. Mi sento di consigliarvelo. Io fra un po' parto, quindi sicuramente mi porterò questo. Tante volte uscivo senza fondotinta, ma una cosa che non poteva mai mancare nella mia makeup routine era sicuramente il contouring. Allora, io da quando ho scoperto questi prodotti di Fenty Beauty me ne sono totalmente innamorata. Veramente li ho amati alla follia. A parte il loro pack magnetico eccetera, questo qui è il Match Stick, questo è l'Espresso. Come potete vedere è quello più scuro, fa parte di un trio questo, e perché c'è per esempio un illuminante e ce n'è uno più chiaro che si può utilizzare addirittura come fondotinta barra correttore.
volendo, e ovviamente quest'altro è il pennellino. Allora, io lo so che questi prodotti costano a me, sono stati inviati, però io senza l'invio dell'azienda eccetera, questo qui insieme al fondotinta è uno di quei prodotti che sicuramente avrei comprato, che ne basta pochissimo, lo sfumate e siete a posto senza nient'altro. Cioè, c'è da dire che io non ho problemi di pelle, ok, partiamo da questo presupposto. Quindi, per chi non ha problemi di pelle, per chi non è obbligato ogni giorno a mettere il fondotinta, questi sono veramente perfetti, soprattutto quest'estate li ho sfruttati tantissimo. Passando alle sopracciglia, allora parto con un prodotto low cost che mi è piaciuto veramente tantissimo. Questo qui è il Brow Colorist Brow Mascara di Catrice. Questo prodotto qua l'ho veramente tanto 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 adorato. È un prodotto che se voi applicate anche solamente questo è perfetto, però dovete avere delle sopracciglia che sono magari già ben delineate eccetera. Io è da un po' di anni, se non un annetto e passa, che non rifaccio le sopracciglia o al Brow di Benefit, insomma, o comunque che qualcuno me le fa. Me le sono sempre fatte io da casa, non lo so se adesso sono carine o meno, non lo so. Però questo mi piace tantissimo perché ne basta poco e ve li disegna perfettamente, e in più non costa niente. Quindi andate tutti da Catrice a prendere questo. Tre prodotti must have di Benefit. Allora, sapete che comunque sia magari agli eventi, nell'ultimo periodo ero io che non andavo purtroppo ma per l'università. Però Benefit ha sempre queste idee molto carine. Allora, innanzitutto per le sopracciglia le adoro, e questo qui è uno dei miei must have che ho praticamente finito, però ho voluto citarvelo perché l'ho finito quest'anno. È il Ready Set Brow, questo in assoluto, questo me lo devo riprendere. Altri due prodotti, uno un po' più nuovo, l'altro un po' meno. Questo qui è il Precisely My Brow Pencil. Questo qui è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto, fondamentalmente perché è super piccino e super pratico. Io di solito disegno qua all'interno, delineo leggermente qui e basta, non faccio nient'altro perché io già le ho folte, già le ho le sopracciglia, non è che me le devo ridisegnare tutte, ecco. E questo qui invece è il Brow Contour Pro. In assoluto questo qui, cioè io questo prodotto l'ho amato, a parte che sembra sembrano appunto le mie BIC, ed è super pratico perché appunto ci sono varie colorazioni, potete definire, potete illuminare sotto, insomma avete tutto in un prodotto. Mi rendo conto che questo costa abbastanza, in generale i prodotti Benefit costano, però fra tutti e tre quello che mi sento di consigliarvi, se non avete particolari problemi alle sopracciglia, è questo in assoluto. Se le volete disegnare, non volete un gel in particolare eccetera, questo in assoluto. Ma parliamo dei mascara. Io ho questi tre mascara che fortunatamente sono low cost, e quindi sapete che io ci tengo tanto a condividere con voi i prodotti low cost. Uno, il Total Temptation di Maybelline. Ho sia questo qui, che ho voluto farvelo vedere, che insomma questo qua l'ho finito proprio, e anche il quello verde, che è waterproof, e quello l'ho usato praticamente durante tutta l'estate. È uguale, solo che uno è waterproof, l'altro no. Questo l'ho adorato tanto, mi è piaciuto veramente tantissimo, super consigliato, pratico, si prende al supermercato, quindi neanche dovete andare chissà dove, a Timbuktu. Un altro must have, questo qui ce l'avevo già dall'anno scorso, perché quella volta che ero andata tipo a un evento di Maybelline in collaborazione con la Warner, ci avevano regalato una marea di trucchi, veramente una marea di trucchi, e quindi ho voluto riaprire questo qui, Lash Sensational. Lo sapete che questo è uno dei miei mascara preferiti in assoluto, anche questo me lo sono mangiato fondamentalmente. Questi ho aspettato la fine del 2018, quindi inizio 2019, per fare questo video, e questo soprattutto per lo scovolino. Lo sapete che, cioè, questo scovolino qua io lo adoro, soprattutto per chi ha le ciglia asiatiche, le ciglia pesanti, le ciglia tendenti verso il basso, anche se sono lunghe ma sono tendenti verso il basso, questo è uno dei migliori in assoluto purtroppo. Una scoperta che ho fatto nell'ultima parte dell'anno è stato questo, l'Ultratech Volume and Curl Mascara di Kiko. Questo qui me l'ha fatto conoscere una mia amica, e il suo scovolino è molto interessante perché anche questo è simile a quello di Maybelline, il Lash Sensational. Ha questa parte qua interna e questa qua, parte qua esterna, che di solito appunto io utilizzo prima l'interno e poi l'esterno. Niente, anche questo comunque mascara sotto i 10 euro, super consigliato in assoluto. Io l'avevo preso anche addirittura con uno sconto, perché quel giorno lì c'era uno sconto in particolare, ne regaliamo altri 3, e quindi noi ci siamo presi 6 prodotti e ci abbiamo diviso il prezzo, insomma,
casotto. Ma veniamo a parlare di labbra. Allora, lo sapete che io negli ultimi anni mi sono innamorata totalmente delle tinte labbra. In assoluto non posso non citarvi queste tinte di Kiko. Allora, io ho questa che è la 121. Questa qui che è la 120. Questa qui che è la 118. Questa, a dire la verità, è quella che utilizzo meno, sinceramente. Però queste due, cioè queste veramente in combo da sole, separate insieme, in assoluto. E sono quelle tinte labbra che fino adesso sono quelle che io ho adorato maggiormente. Prezzo molto conveniente da Kiko. E in più non davvero, cioè potevano passare ore. Ma io non sto dicendo due ore, 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 8 ore ce l'avevo ancora su questo coso in università. Gli ombretti, questo è stato praticamente il must have del 2018, dell'estate, che è appunto queste. Sono queste matite di Brochet. Io ho questa qui che adesso non so che numero sia, la Blue Matte numero 6, ed è appunto questa. Io questa qui durante l'estate l'ho sempre usata. Non veramente nulla da dire. Io questa al mare la usavo, cioè io stavo ore e ore e ore in acqua, magari la mattina metto una linea sottile qua sopra, basta, io mettevo solo queste, e la sera la calcavo un po' di più, quindi, cioè, nel senso, due trucchi in uno, capito? Ho sia questo che il marroncino che l'azzurrino chiaro, eccetera, però questo qui è in assoluto must have, cioè con questo anche questo me lo porterò in viaggio sicuramente, e non ho niente da dirvi se non che è fantastico, cioè davvero neanche sotto l'acqua si leva, quindi super consigliato davvero. Io ho selezionato, non mi ricordo se l'anno scorso avevo già selezionato le stesse palette, quest'anno fortunatamente, se non verso la fine dell'anno per Natale, non ho praticamente quasi mai comprato palette, e sono molto fiera di questo perché io ne ho già veramente tante, quindi sicuramente come... oddio... sicuramente questa qui, super consigliata, spero che il green screen non mi modifichi questa cosa, se no ve la metto così. Questa è appunto la palette di Pixi, come potete vedere l'ho utilizzata soprattutto tutti i marroncini, questo qui è uno dei miei preferiti, questo lo utilizzo tantissimo come colore di transizione, questo è un marroncino che mi piace tantissimo, sapete che io ormai mi trucco sempre ed esclusivamente con questi colori qui, e questa palette qui era in collaborazione, adesso non si vede più, con Judy. Che è appunto una vlogger, una youtuber, chiamiamola come vogliamo, che abita in America. Io lei l'adoro, è stata una delle mie prime ragazze che insomma ai tempi ho seguito, adesso lei ha famiglia, ha 3 figli eccetera, lo sapete che ogni volta che lei magari lancia qualche prodotto di make up eccetera, mi piace tantissimo comunque averle perché lei è sempre stata una mia grandissima ispirazione. Altra palette, io sono un po' ripetitiva perché come sicuramente avrete potuto notare, mi trucco sempre più o meno alla stessa maniera, ho i miei colori, ho insomma le cose che mi piacciono e quelle rimangono. Allora, questa qui è la palette di Mulac, potete vedere, e questa me l'avevano regalata la Elena e Stefano, Elena SB, anche questa utilizzata parecchio. Questa qui me l'aveva regalata per il mio 25esimo compleanno insieme allo Stefano, oltre ovviamente ad essere una palette bellissima, ha un valore molto affettivo, è una di quelle palette veramente troppo bella, cioè io soprattutto questa prima riga la adoro, madonna mia. Ultima, e questa è proprio quella più recente, io volevo una palette di Zoeva già da tipo 2 anni, una cosa del genere, ce l'ho nella mia wishlist da non so quanto tempo, ma non volevo andare a spendere appunto tanto, anche se forse per il costo di questa palette così piccola, che se non mi sbaglio l'ho pagata 11 euro, una cosa del genere, forse avrei potuto prendere quella grande che costava alla fine 20, non costava più di tanto, ma fa niente, almeno ho la versione travel, questa qui è la Cocoa Blend, quella che mi sta nella mano praticamente. I colori sono questi, come potete vedere sono dei colori che richiamano sempre marroncini, beigiolini, l'unico che si differenzia un pochettino è questo. Allora, questo qui che è lo Warm Notes l'ho utilizzato veramente tantissimo di recente, un colore che non so bene spiegarvi, come potete vedere sembra tipo un rossiccio ma c'ha un qualcosa di arancione dentro, cioè comunque è molto caldo, e come potete notare è super super pigmentato,
ma ha dei livelli stratosferici. Questa palette veramente l'amo perché soprattutto i tre colori sono shimmer, sono brillantinati, e quindi si possono sfruttare insomma un po' più di trucchi sia da giorno che da sera, insomma in base a quanto vogliamo truccarci eccetera, però soprattutto perché avete sia dei colori matte nella riga sopra e dei colori shimmer sotto, quindi soprattutto per viaggiare super ideale. Poi soprattutto cioè questa prima riga qua è mia. Ragazzi, io mi sono veramente tanto dilungata probabilmente. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti beauty, i vostri preferiti makeup del 2018. Se magari tra i miei ci sono anche i vostri, oppure se magari non ho citato qualcosa volete citarmelo voi, super volentieri insomma. Io vi invito anche tantissimo a seguirmi nella mia pagina Instagram, se avete piacere e voglia, che si chiama appunto Beauty Nursing Pills. L'ho cambiata, e io da ex Carol Smiles sono diventata Beauty Nursing Pills ovunque, e come avrete potuto notare anche il nome del mio canale è semplicemente il mio nome, che è... l'ho sempre adorato, l'ho sempre voluto modificare già da una vita, e il mio nome, io, cioè, è una delle mie cose che mi piace in assoluto di me, e penso che tipo mia figlia la chiamerò anche col mio nome per farvi capire quanto sono ossessionata dal mio nome, perché mi piace parecchio. So che nessuno mi chiama più Caroline, però fa niente. E niente, io vi mando tanti baci, mi raccomando lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. No, basta, cantoni di Natale, stai sfasando. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video, e fatemi sapere se vi piace di più questa postazione con le luci eccetera, perché penso che lascerò le luci già montate in stanza. Baci, cheers!